This one that's rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del vostro Free Time Joe, che è di nuovo qui per un altro vlog semplicissimo. In questo caso vado a parlare di una spezzinità. Spezia è la mia terra, in questo caso vado a dedicare il vlog al patrono di Spezia, che è appunto San Giuseppe, per chi non lo sapesse. Sono andato anche quest'anno alla consueta fiera annuale, dedicata appunto a San Giuseppe, il patrono di Spezia, e quest'anno sono riuscito veramente a godermela. Dovete sapere che nelle ultime edizioni non era stato molto divertente per me andare in fiera. L'ultima volta, sì, l'ultima, cioè quella del 2023, praticamente, cioè io ho 24 anni e quasi ogni anno sono andato in fiera, quindi deve essere stata la, non lo so, ma sicuramente più della 20ª volta di fila, credo. E sì, l'ultima volta diciamo che è stata abbastanza buona. Quella precedente, del 2022, la fiera era stata posticipata, avevano posticipata ad aprile, me lo ricordo, una cosa straordinaria per noi spezzini, una cosa che non si era mai vista, sempre sulla scia della, purtroppo, della pandemia Covid, che nel 2020 aveva fatto sospendere e annullare la fiera, e credo anche nel 2021, se non ricordo male, anche in quel caso la fiera l'avevano annullata, quindi non c'era potuto andare. Per cui si torna al 2019 per parlare dell'ultima volta nella quale mi ero un po', almeno un po', goduto la fiera. E va bene, tutto sommato ci sta. E quest'anno appunto ci sono tornato e sono riuscito a racchiudere, diciamo, il tempo tra un turno di lavoro e un altro, dato che l'ho detto, mi sembra, due video fa nel vlog, che sto lavorando veramente tanto in questo periodo e comunque ne sono felicissimo perché le cose stanno procedendo bene. Ma lavorando tanto non ho tantissimo tempo libero, per cui ho preso proprio un giorno completo dalla mattina alla sera, sono stato fuori l'intera giornata e sono andato lì. Io dicevo che, vabbè, un giorno era d'obbligo, un giorno in fiera per me era d'obbligo, perché per me è quasi una tradizione. Io per certi versi sono quasi il contrario della tradizione spezzina, non è che segua molto le consuetudini, ecco, culturali della nostra città, ma per quanto riguarda la fiera sì, ci sono sempre andato e nonostante il pienone che c'è stato anche quest'anno, io ci sono andato il primo giorno, di solito la fiera c'è tre giorni, anche quest'anno appunto è stato così, io ci sono andato il primo giorno e c'era veramente un pieno tale che per ordinare da mangiare di solito si mangia il panino con la porchetta, che è un classico spezzino, cioè la porchetta no, non è un tipico alimento spezzino, non è un alimento ligure come il pesto, ma il panino con la porchetta si usa a prenderlo, lo dico per chi non lo sapesse, chiaramente tutti gli spezzini già lo sapranno e dirò qualcosa di scontato per loro, ma di solito appunto si prende un panino con la porchetta, una piadina, e così ho fatto anche quest'anno, esattamente come tutte le altre volte. E lì diciamo che c'è stata la pecca quest'anno, perché è stata la prima volta per me, non mi era mai successo, mi hanno servito un panino completamente freddo. Il sapore era buono, la consistenza del pane era ottima, però era completamente freddo quello che ho preso. E appunto questa è, cioè, purtroppo è una pecca, non si può dire il contrario. L'hanno servito così a me e anche ai miei amici e a innumerevoli altre persone. Me ne sono accorto, l'ho saputo, stando lì sul posto, quindi non è stata una cosa esclusiva mia, insomma, è andata male ad un po' di persone in questo senso. E ad ogni modo è stato tutto bello, comunque c'erano tante bancarelle, tante cose da vedere, le solite dimostrazioni degli attrezzi con i personaggi, con il microfono che con battute anche comiche a volte mostravano il tutto. E le solite bancarelle alimentari bellissime con gli assaggini di varie tradizioni, formaggi sardi, salumi, ho preso di tutto e sono riuscito, diciamo, ad attuare un sistema geniale. Io dicevo, appunto, come ho detto prima, almeno un giorno in fiera ci devo andare, per me è d'obbligo. Due giorni sarebbero
anche migliori, diciamo, solo che lavorando così tanto non avevo il tempo di andarci più di un giorno, per cui ci sono andato solo il primo giorno e che cosa ho fatto? Mi sono detto, facciamo così, questo è stato il sistema. Se non posso chiamare più giorni le persone con le quali vorrei seguire la fiera, chiamiamole per un giorno solo, il primo giorno, a orari diversi. E così ho fatto. La genialità! Cioè, sono partito la mattina con i miei amici, prima uno, poi se ne è aggiunto anche un altro. E il pomeriggio ho aspettato mia madre, che prima era impegnata, e ho seguito la fiera con lei. Per noi è una tradizione, dedichiamo sempre un giorno a seguire la fiera insieme. Di solito, appunto, la seguivo un giorno con lei e un giorno con gli amici. In questo caso, invece, ho fatto tutto insieme, per obbligo, quasi, perché potevo fare solo così. Ed è uscito tutto veramente bene. Unica cosa che non sono riuscito a trovare, sono anni che la cerco e non so se riuscirò a trovarla, è praticamente una maglietta, una t-shirt di Bob Marley, simile a quella che vedete adesso in grafica. Anzi, in realtà credo che sia proprio la stessa e mostra praticamente lui, c'è cioè solo il viso di lui con i colori giamaicani davanti, in sovrimpressione. Adesso, cercando su internet, mi sembra di aver letto, riferita a questa maglietta, la dicitura vintage. Quindi, magari una maglietta un po' vecchierella, potrebbe essere andata in disuso, fuori commercio, fuori produzione. Fatto sta che io la vedevo sempre un tempo alla fiera, cioè avevo una certezza, la maglietta di Bob Marley alla fiera. Tutto il resto era incerto, a parte la polchetta, ovviamente. Quella maglia lì c'era. Ogni volta. Mi ricordo che la vedevo quando ero più piccolo, quando non sapevo neanche chi fosse Bob Marley. Per me era solo un signore con la pelle scura e le treccine, poteva essere un cantante, un giocatore di calcio, un politico, e mi sa che in parte nella sua vita è stato tutte e tre queste cose. E ultimamente ho visto anche il suo film che è uscito al cinema, One Love, e questo mi ha risvegliato la voglia di trovare la sua maglietta. Ma ancora una volta, perché questa non è la prima volta, non c'era, non l'ho trovata, non c'è stato modo di trovarla. Ma cioè, è sicuramente da prima del Covid, quindi almeno 5 anni, come minimo, ma anche di più, che vorrei trovare questa maglietta e io non saprei dove trovarla e dove cercarla se non lì. Sì, forse potrei fare qualche ricerca online, anzi, vi lancio un mezzo appello. Se c'è qualche buon cristiano tra di voi, gentile pubblico di Free Time Joe, che sa dove si trova questa maglia, dove si potrebbe trovare, lo può indicare in un semplice commento? Nel caso ve ne sono grato, eh? Perché, ripeto, vorrei trovarla. Io mi sono appassionato ormai da un po' di tempo a Bob Marley, appunto un tempo non sapevo neanche chi fosse, e la parte ironica è proprio questa, cioè che finché la maglia non mi interessava, la vedevo lì, bellissima, in prima fila in questa bancarella di maglie a tema, diciamo, nativi americani. Di solito c'erano le maglie dei lupi, dei branchi, degli spiriti, degli indiani d'America, appunto. E lì accanto c'era sempre una maglia di lui, sempre con questa grafica con i colori giamaicani davanti, sullo sfondo nero, me lo ricordo benissimo. E da che ha iniziato a interessarmi questa maglia, oh, non c'è più stato modo di trovarla da nessuna parte. E non so cosa potrei fare più che cercarla anche online, su internet, ma non lo so perché, ripeto, mi sembra un po' caduta in disuso. Ripeto, potrebbe essere andata fuori produzione e non so che fare più che provare una ricerca di questo tipo. Dal vivo non l'ho mai più vista da nessuna parte. Però, ripeto, se doveste sapere dov'è, potreste magari dirmelo, perché se serve vado anche fino a Trapani per prenderla, perché è troppo interessante per me. Però, tutto bene quel che finisce bene. Infatti, sono riuscito a trovare un'altra maglia di tema completamente diverso, a tema completamente diverso, non c'entra con Bob Marley né con quei colori. E se avete anzi un attimo di pazienza, ve la faccio vedere. Tanto ce l'ho qui e ve la mostro. Se non mi chiudono il video per contenuti di nudità, lo immaginate? Se avete un attimo di pazienza, appunto. Adesso la vedete, preparatevi al colpo d'occhio perché sono colori molto diversi rispetto a quelli che avete visto adesso. Quindi preparate l'iride e la pupilla.
uno, e due, e tre. This is it. Questa. Eccola qui. Never stop exploring, c'è scritto qui davanti. Praticamente mai smettere di esplorare, o non smetto mai di esplorare, dipende un po' da come lo si intende per la forma verbale, insomma, che è in inglese, della North Face. E non sto facendo della pubblicità, dello sponsor, se lo sto facendo è una cosa completamente involontaria. E appunto, sì, ho trovato questa, l'ho vista per caso ad una delle bancarelle, sempre di vendita di maglie, e poiché la tinta unita è fatta del mio colore preferito, l'arancione, forse non l'ho mai detto esplicitamente, ma sì, l'arancione è il mio colore preferito, e beh, subito spiccata questa maglietta lì davanti, era proprio in prima fila, piegata lì sopra, e mi ha attratto immediatamente. E l'ho vista, io ho attuato subito il mio solito sistema, che è appunto quello di non acquistare immediatamente qualcosa, in questo caso era la maglietta, ma prima girare per tutte le bancarelle e guardare se c'è magari anche qualcos'altro e dopo dedicarmi agli acquisti. Cioè io mi dedico, ma questo in generale, prima alla visione di tutto a 360 gradi, poi all'acquisto. Ma questo, ripeto, in qualsiasi fiera è proprio. È il mio metodo nella vita in generale, probabilmente. Sono un po' metodico in questo, un po' strategico, perché dico, magari trovo anche qualcos'altro e poi chissà. E sì che il budget ce l'avevo, per due spese di questo tipo, però mi sono detto, non si sa mai. Così ho visto le altre 599 bancarelle, praticamente tutte, e mi sono ritagliato il tempo apposta per poter tornare indietro a questa bancarella dove c'era questa maglia, c'era ancora, ce n'erano diverse, per fortuna c'era anche la misura giusta e l'ho acquistata. Mi piace moltissimo, sono orgoglioso di portare questo colore, è il mio preferito, ne ho altre di t-shirt così arancioni, ma no, non ho tutto l'armadio arancione, sarebbe stata un'esagerazione. E sono felice di essere riuscito a fare tutto, appunto di essere riuscito ad andare in fiera almeno un giorno. Per me è quasi un appuntamento, ma no, è proprio un appuntamento fisso annuale, almeno una volta appunto alla Fiera di San Giuseppe. E nonostante quel quarto d'ora d'attesa alla bancarella del cibo e il panino successivamente consegnato freddo, è stato tutto molto divertente, molto bello, molto piacevole. Mi è piaciuta l'atmosfera che si respirava, che poi è sempre la stessa, lì c'è sempre la stessa atmosfera, lo stesso ambiente. Per noi spezzini, la Fiera di San Giuseppe è il quasi arrivo dell'estate, cioè ci sentiamo già molto vicini all'estate quando si arriva lì nel periodo di metà marzo, che è quello della fiera. E sono anch'io in questo un po' anticipatorio, ma mi sento esattamente allo stesso modo, cioè anch'io ho quella sensazione e questo mi piace. E appunto, sì, io e gli amici siamo stati un quarto d'ora ad aspettare di mangiare, poi abbiamo mangiato un panino freddo. Ma ripeto, è stato tutto bellissimo lo stesso, quindi ottimo, ripeto, tutto bene quel che finisce bene. E ragazzi, io con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento in generale, la massima felicità possibile, compatibilmente con quello che si può avere, diciamo. E dai, al prossimo video di qualunque genere, i miei video sono sempre abbastanza semplici, umili, parlo del più, del meno, sono io, questo è il mio tempo libero, quindi questo arriva sul canale. Io vi ringrazio per il fatto che seguite sempre fedelmente questi video, vi ringrazio per il vostro seguirmi così, e per il vostro calore, il vostro supporto e tutto quanto, e la vostra compagnia. E io sono sempre stato per questo su YouTube, oltre che per mostrarmi per quello che sono. E vi ringrazio, grazie. Quindi un saluto da parte mia. Ci vediamo al prossimo video di qualunque genere. Ciao ragazzi, ciao!